telegiornale. Cercano aiuto quando alluccano per questa infamità, tutti i suoni si sono perduti e si cercano a mano e pietà, per tramenda in del nuvolo scuro manco solo se voglio affacciare. Ciao, sono Marina De Caro e partecipo a questa trasmissione online La Tua Arte. Lo farò proponendo video con la collaborazione di Barbara Lofirmo, poetessa e autrice di video. I video saranno dedicati principalmente all'arte nel sociale. Leggeremo brani, poesie, vedremo quadri, ascolteremo musiche che ci riportino alla funzione anche sociale dell'arte. A presto. Averti con noi, grazie per essere intervenuto, insomma, questo ti volevo dire. No, grazie, io ringrazio te, anche perché con l'Abruzzo io ho un legame particolare, perché devi sapere sì. Che nell'arco della mia carriera professionale alberghiera ho avuto anche un trascorso abruzzese. Ah, questo non lo sapevo, eh! Io ho diretto e lanciato uno degli alberghi più esclusivi del Parco Nazionale della Maiella, esattamente a Caramanico Terme, in provincia di Pescara, sì. Si chiama La Riserva. Sì, è conosco molto bene, insomma. È un albergo esclusivo che io ho diretto nel 1996 e ho lanciato organizzando tutta l'apertura, e quindi fu un'esperienza molto bella. È bello, sì, infatti è un bel posto, a parte Caramani, insomma, quindi è una cosa, l'inverno è eccezionale, insomma, tra la neve, suggestivo, insomma, questo che volevo dire. No, molto molto suggestiva, ho dei ricordi molto belli, quindi l'Abruzzo ce l'ho nel cuore per aver dato questo anno di esperienza e aver lanciato questa struttura che ancora oggi è un fiore all'occhiello come clinica hotel del benessere. Ah sì, infatti. Senti, ma non hai dei rimpianti, nel senso, delle nostalgie di tornare in Abruzzo? Dunque, nostalgia vera e propria no, perché sai che c'è, noi uomini di mare, mare con i piedi nell'acqua, la montagna è bella, è meravigliosa, però devo essere sincero, dopo un po' di mesi ti viene la voglia sì, di scappare. Sì, normale, normale. Però è stata una bella esperienza. Della serie La Terra che Chiama, qui in questo caso è l'acqua che chiama, eh. Bravo, bravo, bravo. Invece l'isola lì, noi isolani, mi ha visto invece protagonista sia come direttore d'albergo, perché ho diretto gli alberghi più esclusivi. Oltre 20 anni sono stato nel grande albergo della Regina Isabella, che è l'unico albergo extra lusso che si trova qui sull'isola di Ischia, dove ho accolto il bel mondo della creditoria, dello spettacolo, della moda, dell'arte, e ho racchiuso tutti questi incontri, questa accoglienza, in un libro che presto vedrà la pubblicazione. Oh, allora è da leggere, assolutamente da leggere. Nascondono dei segreti.
segreti, dei racconti, degli aneddoti di questi personaggi che hanno fatto la storia mondiale. Insomma, quando parlo di moda parlo di Gianni Versace, di Giorgio Armani, quando parlo di arte parlo di Salvador Dalì, Renato Guttuso, quando parlo di politica parlo di Bill Clinton, di altri ospiti. Forse è meglio parlare di quelli della politica estera. Forse. Scusa la mia cattiveria. No, Enzo, tu sei molto simpatico e quindi gli amici di Studio 1 Abruzzo che ci ascoltano hanno come piacere di conoscere certi aspetti che magari non sono noti. Per quanto riguarda invece l'arte, che ci vede forse più interessati, io dall'altro anno ho preso in mano questa direzione di questo albergo che è un 4 stelle, che si chiama Parco Verde, che si trova qui a Ischia Posto, che insieme allo Strand Hotel Delfini sono due strutture molto carine della famiglia Buono, che siamo molto vicini all'arte. E devo dirti che abbiamo battezzato pochi mesi fa la casa della cultura, nel senso che in sintonia con l'associazione che opera qui sull'isola di Ischia, si chiama Lenois, sì, che è un racchiude un po' le nostre isole, no? Lenois. Sì, sì, sì. Abbiamo inteso aprire questo salotto e c'è stata una inaugurazione proprio a ridosso del nuovo anno con degli interventi molto interessanti di musica. Infatti abbiamo due artisti molto bravi, Giulio Di Lorenzo e Alessia Palumba, musicisti che hanno fatto degli intrattenimenti molto apprezzati. E poi abbiamo anche l'amica Marina De Caro che ha presieduto insieme a Bruno Mancini questa rassegna dove ci sono state letture di poesie, un'antologia in particolare presentata di Bruno Mancini, e c'erano i pionieri di Lenois che hanno operato in questa lettura di poesie molto 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 apprezzate. Poi per essere più aperti all'arte anche la pittura è presente in questi contesti. Allo stato attuale è ancora in visione l'allestimento della pittrice, una titana molto in gamba, Nunzia Zambatti. Sì, che saluto perché oggi non la vedo in chat, però la saluto insomma. Lei è molto brava perché riesce ad esprimere attraverso l'arte una contemporaneità che è inusuale delle donne, che di solito sono più espressive e meno diciamo astratte. E di conseguenza io che amo questo discorso dell'arte, perché devi sapere che la mia personalità, come tu hai detto in presentazione, più delle volte mi hanno detto che sono un artista e un po' no, cioè metà manager. È un mix che sta bene un po' dappertutto, diciamo. Quindi, In realtà sì, è che da ragazzo mi è sempre piaciuto cantare, presentare, e quindi ho un trascorso di band, di gruppi, e quindi ho inciso anche qualche disco. Anzi, prossimamente ti farò avere qualche cosa in modo tale che se ti va potrai trasmettere anche qualche brano cantato da me. Senti Guerino, ti posso fare una piccola confessione? Volentieri. Io ho ricevuto qualcosa di tuo. L'hai già ricevuto? Beh, non molta roba, però ti posso assicurare che 6 canzoni in italiano le ho ricevute, quindi tranquillamente, anzi fra poco, non so se tu ti sarai collegato dopo l'intervista, cioè diciamo dopo il tuo intervento, e ti farò ascoltare almeno una tua canzone, però lo dovrai scegliere tu. È una piacevole sorpresa, vi ringrazio Enzo. Insomma, almeno così conosciamo anche l'artista, non conosciamo soltanto l'uomo, il manager, via di seguito. Conosciamo l'artista, anzi io devo dire che siccome sono arrivati ieri sera proprio su tardi, beh non ho avuto occasione di ascoltare tutto, però devo dire che insomma una piccola sbirciata l'ho data, quindi poi magari ci ascolteremo insieme. Sarà un piacere Enzo. Senti Guerino, ma vogliamo parlare anche di Guerino artista, oltre a Guerino manager, Guerino insomma, sì, Guerino Cigliano artista. Come mai questa tua diciamo
vena artistica? Ma ti spiego subito, da ragazzino mi piaceva cantare e un mio fratello maggiore mi iscrisse a un concorso canoro qui sull'isola di Ischia, era inizi anni 70, io ero un teenager, quindi 15-16 anni, e ricordo all'epoca come madrina in questo festival c'era Rosanna Fratello, che all'epoca imperversava con Sono una donna, non sono una santa, non sono Maddalena, sono questi brani. Sì. E io andai a cantare e presentai un brano di Fausto Reali, che forse non molti ricordano, si chiamava, cioè si chiama America. E quel brano colpì fortemente la giuria e vinsi quel festival di canzoni. Hai visto che bello, eh? Vincendo quel festival, il vincitore aveva diritto a una partecipazione al festival di Castrocaro, che all'epoca si teneva. Sì. E io avevo difficoltà a muovermi dall'isola, perché è vero che parliamo di inizi anni 70, più di 40 anni fa, però la provincia all'epoca era molto sentita, nel senso che, a differenza delle metropoli, noi isolani, provinciali, eravamo un attimino più fermi nel modo di muoversi, di spostarsi, e io che avevo una famiglia piuttosto, diciamo, semplice, mi vietarono di muovermi dall'isola e quindi io non potevo andare. Poi ebbe la fortuna che un mio fratello maggiore, che era militare, ebbe una licenza e mi accompagnò in questo provino. Feci questo provino e vinsi e passai a Roma per i 24, che poi si devono ridurre in 12. E allora, sai chi c'era in questa scuderia con me? Un cantante che si chiamava Sandro Giacobbe. Conosco molto bene l'amico Sandro. Un altro Franco Simone. Poi fecero successo e siamo andati avanti. Sì. Io poi ebbi una avventura che mi colpì un pochino e abbandonai completamente. Perché un manager dell'epoca, che era un editore, mi avvicinò e praticamente mi fece capire che avrebbe voluto, tra virgolette, approfittare di me. Io, ragazzino minorenne, ragazzo, mi diciamo raffreddai in questa cosa, scoppiando anche e scappai, non ho voluto sapere della canzone. Poi c'era un gruppo qui a Ischia che era già formato e disse: quindi noi cerchiamo un cantante, perché non vieni con noi? E quindi mi avvicinai a questo gruppo e facevamo un po' di musica leggera, io facevo il cantante, e quindi suonavamo i matrimoni, feste di piazza, e andammo avanti per un po' così. Poi a un certo punto, metà anni 70, che a me piaceva molto la musica folk, sulla scia della nuova compagnia di canto popolare, quella di De Simone, sì. Formammo una band che si chiamava Gruppo Folk Ischia, e studiamo un repertorio di canti di popolo dell'Isola Verde e ti devo dire avremmo un bel successo. Questa è una cosa che non ho, spero che ce ne avrai una copia da farmi avere. E sa che c'è, questa roba qui purtroppo in quell'epoca non era possibile digitalizzare, fare delle riprese. Avevamo solo il materiale su Tele Napoli, che era una TV via cavo all'epoca, che poi dice con un incendio fu distrutto e non siamo riusciti ad avere un po' di copie. Se riuscirò ad avere, c'è proprio su nastri i vecchi, sai, i magnetici, sì. Si può riversare su CD, eventualmente per far avere copia. Perché ci sono dei pezzi importanti come l'Andrezzata, che è un brano famoso di Chitano, o canti di popolo, canti di strada, che sono molto molto belli. Penso che noi eravamo la seconda pedana di Roberto Murolo, il grande Roberto Murolo, che ci portò in tournée con lui in più occasioni. Anche con Edoardo Bennato aveva fatto la famosa seconda pedana che si utilizzava all'epoca per i suoi concerti. Sì, capito. E quindi poi rappresentavo l'Italia addirittura in Francia al Salone Internazionale della Canzone. Bella esperienza, insomma. Avevo il privilegio di cantare con Gilbert Bécaud, Josephine Baker al Palazzo dei Congressi di Parigi. Ed è un'esperienza che l'abbiamo avuta, molto
il gruppo? No, no, no. E passiamo dai, come porta, 50 anni dopo saremo un po' patetici, credo. Ma non perché siamo brutti. Sicuramente no, Guerino, sai perché? Perché c'è parecchia gente che è nostalgica, quindi sicuramente avrete un bel successo. Magari ci vorrà un po' di tempo per ricostruirlo, però... Sai cosa è esso? L'estate scorsa, no? Sì. A Ischia è venuto un gruppo, una band che in quegli anni perrestava, i famosi Camaleotti, sì, ricordi, sì, no? Sì, sì, certo che sì. E mi hanno fatto una tenerezza e che io mi sono immaginato che se dovessi essere lo stesso mi avrebbe fatto un po', diciamo, tristezza, perché ricordare i fatti della gioventù, dell'energia che uno ha da giovane, ma non perché adesso sono vecchio, perché dall'altro dei miei 58 anni mi sento ancora efficiente, tant'è che ancora mi chiamano per fare manifestazioni, condurre, ultimamente ho fatto Peloton, Unicef, quindi... Appunto, quindi non è l'età quello che... No, c'è gente che a 80 anni continua a condurre, continua... No, quello sicuramente, perché in prima persona va bene, parlo a livello di formare la band, il gruppo politico, la vedo un pochino ospita. Magari di prendere un po' più, che ne so, qualche ragazzo più giovane, riadattare un attimino la situazione, secondo me potrebbe essere una valida alternativa, perché oggigiorno ci sono tanti ragazzi che vorrebbero fare qualcosa, purtroppo non hanno spazio. Io lo vedo con me, io faccio, nell'arco di 2 anni ho fatto oltre 400 interviste, e tutti questi ragazzi che sono anche molto bravi, tra l'altro, sono disponibili, molto bravi, tutto il resto non hanno possibilità o via di sbocco. E quindi, cioè, io vedo, ho anche un figlio musicista, tra l'altro anche se ha collaborato con gli artisti più grossi, tipo John Travolta, tipo Chick Corea, tipo wow, Drupi, La Goic, tutto il resto, però non riesce, ha fatto anche i trailer di Popolino Marti di Italia 1, insomma, le canzoni, però non riesce ad emergere, quindi nessuno in Italia purtroppo... Non c'è la meritocrazia. La difficoltà è quella, perché il discorso della bravura la si incontra, perché anche io presento moltissime manifestazioni e talune occasioni vedo delle persone in gamba proprio, però come si fa? È difficile emergere. E questi talent che comunque vengono fuori, tipo The Voice, X Factor, premiano pochissimo. Infatti Guerino, guarda, io ti dico, l'altro giorno stavo parlando appunto con delle etichette discografiche, perché tu sai che io sto organizzando un contest radiofonico, e dopo ad agosto ce ne sarà uno, diciamo, diretto live. Però questo contest radiofonico, stavo parlando appunto con le etichette discografiche e tutto il resto, mi hanno detto, dice, guarda che non è che so che i ragazzi vogliono arrivare, però la prima cosa che dicono, a me non me ne frega niente, faccio di tutto e di tutto e di più, però voglio arrivare ad Amici, voglio arrivare a X Factor, voglio arrivare qua. Ma non hanno capito che praticamente è un anno, dopodiché tutti quanti vengono bruciati, e quindi non... Sì. No, è un successo effimero, esatto, vanisce in una velocità estrema, è vero, sì. È vero, quindi... E questa è una tristezza, perché molti giovani si illudono e poi molti di loro ci ritroviamo le cene di igiene mentale, sì, esatto, perché la colpa è della società, che in questo momento ha approfittato, diciamo, ecco il caso, perché è proprio dire il caso, che approfittano delle situazioni, delle persone che vogliono emergere per sfruttare tutte le situazioni possibili e immaginabili, e dopodiché lo buttano via come uno straccio, perché magari hanno venduto un po' meno, perché non hanno portato quello che dovevano portare, e via di seguito. E questo è molto brutto. Quindi concordo con te, insomma. Purtroppo parecchia gente, dopodiché, cioè, prima capito, oddio, faccio quello, arrivo ad Amici, arrivo da X Factor, arrivo a, che ne so, a The Voice e via di seguito, dopodiché magari passa 6 mesi e
cadono nel dimenticatoio, non hanno una continuità e quindi vanno sempre più in depressione, 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 insomma, quindi non è bello. Conosco persone che, insomma, intervisto e che hanno avuto veramente grossissimo successo, sì, inserite nelle compilation, belle compilation, no? E dopodiché si ritrovano a fare karaoke a 50 euro la sera perché praticamente non hanno, è l'unica via di scampo che hanno e non è bello, non è bello. No, ma in effetti questo è il motivo per cui io mi fermai con la musica, anche perché a un certo punto, quando diciamo negli anni 70 come cantante avevo qualche chance, al di là del fatto che ho raccontato prima, ma vennero su i famosi cantautori, Puccini, e quindi l'interprete alla Morandi, alla Ranieri, e furono un po' messi da parte. Io che ero su quella scia più o meno, mi feci da parte e mi riciclai nel folk, perciò nacque quel gruppo folk, Rischia, che bravo tanto, eccetera, eccetera. E perché capì che non ci sarebbe stato più spazio. Poi è ritornato di nuovo agli anni 80 questa voglia di ascoltare gli interpreti e oggi invece la difficoltà è ancora più forte. Sembra più facile per i giovani raggiungere il successo, arrivare, però anche se arriva il successo rischi di essere stritolato e godere pochissimo tempo per poi dopo trovarti nulla. Vero, vero, Guerino, sai perché te lo dico, anche io ho avuto da ragazzino questa esperienza, addirittura allora avevo un contratto con la CBS, non lo so se... Pensa un po'. Tu pensa un po', purtroppo, come dici tu, io purtroppo non avevo possibilità di muovermi, di andare a abitare a Milano e via di seguito, e quindi il treno è passato e niente, non l'ho preso, quindi adesso mi ritrovo, se voglio fare qualche karaoke, qualche serata, magari non io personalmente non mi piacciono i gruppi perché c'è sempre discussione, sì, e quindi sì, è vero. Allora non ho detto vabbè, andiamo avanti così, mi metto in radio, tranquillamente faccio lo speaker, ho lavorato il mio lavoro, il DJ, quindi lavoro come DJ e più faccio lo speaker. Niente. Ma si sente che sei animato da una passione forte e vera? E questo ti fa onore. Beh, diciamo che è una cosa che a me piace tantissimo, anche perché la radio non porta soldi, non ci sono sponsor, quindi ci sono soltanto spese, perché ripeto, i computer che si rompono, le attrezzature che si massacrano, gli hard disk che ce ne servono, poi se vuoi avere una certa visibilità devi avere qualcosa alle spalle, una regia automatica, degli UPS per quanto va via la corrente, insomma sono spese, sì, che ci stanno, e quindi ci vorrebbero un po' di sponsor, qualcosa del genere, però fin quando si va avanti, quando non si va avanti, vabbè, pazienza, anche se siamo arrivati a 60.000 contatti in questo periodo, in 8 mesi. Ah, complimenti, sono tanti, sono tantissimi. È il caso di dire che è una radio che viaggia nel mondo, la radio approfondita. ti ringrazio, sì. Effettivamente abbiamo dei contatti in America, in Florida, in Tampa, in Messico, in Australia, in Romania, in Bulgaria, insomma, tanti contatti, quindi questo ci fa piacere perché anche se non a livello economico siamo a zero, ecco, lo possiamo dire senza nessuna vergogna, però per il resto diciamo, ci dà una bella spinta, l'orgoglio, la soddisfazione, insomma tutte queste cose qui, quindi è molto bello da parte per me. Va bene, ecco, io spero che troverai il modo e il tempo di ritagliarti per venire un po' a Ischia, anche se per qualche fine settimana. Io ti ringrazio, ti ringrazio di cuore, non lo so, non mai dire mai, però insomma fin quando non metto a posto tutta la radio, che ci sono automatismi, tutte le cose, non mi posso muovere. Sai che Ischia è la capitale del termalismo europeo, sì, noi abbiamo un'acqua qui al Parco Verde e c'è una delle sorgenti più interessanti, penso che è un'acqua a 36 gradi, che è ricchissima di magnesio, potassio, sodio, quindi immergersi in queste piscine fumanti o farsi un bagno turco a lavori termali o una bella lava d'acqua in grotta per le docce cervicali, tu canti 100 anni. Ah, che bello, allora devo venire a 70 anni, vengo e così campo altri 100. No, ma è così. Tu sai che anche Totò, il grande principe dei Curdi,
sì. Ha dedicato una meravigliosa canzone a Ischia, che si chiama Ischia, Paradiso e Gioventù. Quindi questo sinceramente non me la ricordo, mannaggia. Sì, sì. E mi devo fare una cultura, Pierino. Infatti. Io ti volevo, a questo punto ti volevo chiedere semplicemente un tuo intervento per quando avrò un altro po' di musica, se vuoi, ci risentiamo, ne parliamo, parliamo più di te, della tua musica e tutto il resto. Adesso abbiamo parlato in generale, abbiamo parlato di dischi, però quando tu vorrai, quando avrai tempo, noi effettuiamo, diciamo che la sera alle 11, dalle 11 a mezzanotte e mezza, abbiamo uno special tutte le sere, dal lunedì al giovedì, e ogni sera c'è un'intervista, un artista, un cantante, più conosciuti, meno conosciuti, famosi, più famosi, meno famosi, tutto il resto. Ci farebbe piacere se magari ci ascoltiamo anche più canzoni. Sarà un piacere, non mancherà occasione. Concorderemo magari una di queste sere di risentirci in un ambito più strettamente musicale. Certo, mi farà molto piacere. Quindi, senti, io prima di congedarti, insomma, volevo chiederti una cosa. Io ho soltanto 6 canzoni tue, quindi lascio scegliere a te la canzone, che dici? Non so quali hai. Allora, Bocca di Rosa, Io Vagabondo, Uomini Soli, La Notte Senza Luce e Perdere l'Amore. Ho capito, E non lo so, scegli tu, per me ho visto che manca un brano che mi piace molto, sì. Inshallah, che non te l'hanno... Non ce l'ho. Non è un brano di Adamo che mi piace molto. Sì, conosco molto bene Inshallah, quindi... Sì. Esatto, oppure Vecchio Frac di Modugno, che è una delle mie cavalli di battaglia, però puoi mettere Uomini Soli eventualmente, che magari può essere un testo... Bene, se tu dici che per te va bene, ti piace questa, io ti inserisco questa senza nessun problema, Quindi, tra l'altro hai fatto anche una canzone che io canto spesso nelle mattine, la notte, quindi... anche la notte, un mio personaggio di passaggio, anche se metti la notte, allora va bene, è uguale, tanto poi casomai... Mettiamo la notte, dai, chiamo tutti la notte, che problema c'è. Benissimo. Okay. Guerino, un saluto da Marina De Caro, che mi ha mandato un messaggio, evidentemente non sta collegata, cioè sta a sentire però non sta in chat. L'ho conosciuta Marina, sì, è una persona molto in gamba, simpatica, è stata qui ospite mia a Ischia al Parco Verde in occasione di questo battesimo della Casa della Cultura, e insieme abbiamo fatto degli interventi, quindi è una persona veramente molto brava, preparata e in gamba. E spero anche tutti i coloro che volessero venire a Ischia, basta chiamare al Parco Verde e dire che gli farò uno sconto speciale, perché dicano che chiamano da parte della radio Studio 1 a Brusso. Grazie Guerino, tra l'altro ci sono anche saluti di Rita Cuccaro, di Barbara, mi sono scordato il cognome, poi insomma i saluti di tutte le altre persone che sono collegate, quindi vi ringrazio tutte e a piacere di risentirci, un abbraccio forte e anche a te Enzo, a te Maiora per quello che è il percorso di questa tua stupenda radio che viaggia veramente nel mondo. Ti ringrazio. Da Ischia con amore. Oh, grande, bello lo slogan, da Ischia con amore, bellissimo. Bene, Guerino, io ti ringrazio, ti abbraccio, in bocca al lupo a tutto, soprattutto per il lavoro, a parte il lavoro, ma anche per la tua fascia artistica, insomma. Allora, un abbraccio, una buona giornata. Progetto culturale La Nostra Isola, ideato da Bruno Mancini. Legge Antonio Mencarini. Bruno Mancini. Berenice e i suoi dilemmi. Uno spunto dalla tragedia Berenice di Jean-Baptiste Racine. M'attende stanotte il mio domani, mantice di fisarmonica regina, nella valera dove mi invito, ostico astante, a dare una misura alla mia sete.
ma appare il riguardoso senso di memoria di lei l'altra bugiarda che andava in altalena, morbosa perversione sui miei perdoni inammissibili. Ma Costa, d'ingannatrice residuo lembo, vagheggiato teorema di improbi sigilli, mortificante effimera dolcezza, divaricata sintesi, risucchio d'anime. Moltraggia, ludibrio inaccettabile, Polinice in pasto ai cani, ed io sarò d'Antigone nella sabbia. Modello la visione onirica e lascio Berenice ai suoi dilemmi. Non canto e non sorrido. Aspetto l'alba sveglio.